Nicola, in questi libri che ogni tanto sfoglio, oltre a trovare innumerevoli tuoi Anche appunti e le cartoline cartoline delle fidanzate, di finito qua. fidanzate segrete, no? Ho trovato anche fruttato e aromatico. Fruttato e aromatico. Faccio una veloce spiegazione di frutta. Dopo Di mi fai fer. vedere la cartolina. No. Fruttato aromatico, allora, beh, è abbastanza netta, nel senso che i vini fruttati tendenzialmente sono un po' tutti, perché essendo prodotti con la frutta, tendenzialmente chi più chi meno, un po' tutti i vini sono fruttati. È un po' come dire che l'arrosto sa di carne. Sì, bravo, una cosa. Bravissimo. Cavolo, però, Chris, stai crescendo al mio Non dire fianco. sagace perché non ce ne può più. E mentre invece i vini aromatici sono quelli prodotti con le uve aromatiche. E quali sono questi vitigni aromatici? I vitigni aromatici sono il moscato, il bracchetto, la malvasia, prosecco. Però scusami, il moscato è un vino dolce. Sì, ma non è detto che però, cioè, è vino dolce se è vinificato dolce. Esistono anche delle versioni di moscato secco, sia in Ok. Piemonte che per esempio in Sicilia. Lo Zbibbo, moscato d'Alessandria, spesso lo si può trovare secco, non dolce. Quindi non so, quando ci chiedono un vino fruttato, tendenzialmente che cosa ci stanno E domandando? Cristian, lì state, nel senso che dobbiamo capire che cosa ci stanno domandando, quindi bisogna fare delle domande, perché ahimè sappiamo che spesso queste due parole sono confuse e quindi quando ti chiedono un vino fruttato intendono che Würstraminer, Il Würstraminer, sì. il caro e vecchio Würstraminer, Gewürz aromatico Traminer, Traminer, quindi Gewürztraminer, Traminer aromatico. Attenzione perché fruttato può essere aromatico, ok? Ma non per forza il fruttato è sempre aromatico, mentre l'aromatico tendenzialmente è sempre fruttato, quindi attenzione. Quindi, quali sono delle alternative che, non so, noi possiamo proporre quando parliamo di un vino aromatico? Dove vogliamo Te l'ho andare, se detto. non andare sul Gewürztraminer o Ma anche il su. moscato giallo dell'Alto Adige, insomma, tendenzialmente sono sempre vini secchi, aromatici, molto piacevoli. Parlavi di Zibibbo? Zbibbo in Sicilia. Ho un bellissimo ricordo di un Zbibbo, di uno Zbibbo vinificato secco a Ustica, per dirti. Sì, me lo ricordo anch'io, era Però molto molto piacevole. ecco, mi interessava fare chiarezza su questo, nel senso fruttato è una cosa, aromatico è un'altra. Quindi se vi piacciono i vini tipo quelli che abbiamo menzionato, domandateci un vino aromatico e non fruttato, poi ovviamente se sbaglierete vi corrigeremo. Quindi Christian, sei stato soddisfatto della mia risposta? Sei Ma sai, diventato Nicola? ancora un po' di più un uomo migliore? Sai Nicola, come al solito io qua davanti non posso fare altro che dire che sono soddisfatto dalle tue spiegazioni. Però se voi non siete stati soddisfatti, scrivetelo, avremo piacere di commentare insieme a voi, rispondere. Penso di voler creare un profilo fake per fare dei commenti difficili. Ma perché sei così? Commentate Grazie. e salute.